No, noi siamo due studentesse del Book Blog che scrivono per il Book Blog, Caterina Marchini e Serena Conte, e volevamo farle qualche domanda. Ha sempre avuto questa sua passione per la scrittura fin da bambina, e quando è stato il momento in cui ha capito che questa sarebbe stata la sua vocazione? Cuando era niña me costó mucho aprender a leer. Me iban a hacer repetir curso y mi abuela se pasó un verano sentándome en el patio con la mano aquí, con un libro. Cada vez que me equivocaba me daba un pescozón. Entonces mi primera relación con la lectura fue un poco traumática, pero una Navidad mis padres me regalaron un libro llamado Patatita, que bueno, yo no lo había pedido, pero por curiosidad lo empecé a leer y me fascinó. Y desde ese día me hice lectora voraz. Y a los 11 años me formulé un día que yo quería ser escritora, un verano, en casa de mi abuela. Beh, cuando ero piccola ho avuto grande difficoltà per imparare a leggere e infatti rischiavo addirittura di essere rimandata. E trascorso tutta l'estate con mia nonna seduta in una sedia nel cortile che dovevo leggere e ogni volta che mi sbagliavo mi dava uno schiaffetto, no? Insomma, alla fine ho imparato per forza. Poi i miei genitori un anno per Natale mi hanno regalato un libro che io non avevo chiesto, ma comunque mi è arrivato questo libro che si chiamava Patatina, e da lì ho incominciato a leggere e mi è piaciuto così tanto che sono diventata una lettrice vorace da quel momento in poi. E poi verso gli 11 anni ho capito, dopo aver letto già tanto per quell'età, che da grande avrei voluto fare la scrittrice. Va bene, grazie. Uno dei temi principali del suo racconto è la precarietà lavorativa e gli effetti che può avere sulla sanità mentale delle persone. Da dove è nata questa sua ispirazione? Da un'esperienza personale o ha conosciuto persone che hanno avuto un'esperienza simile? Esta inspiración nace de mi experiencia personal. Yo estudié filosofía y es una carrera que no tiene muchas salidas profesionales, salvo ser profesora. Yo no quería ser profesora y empecé a buscar trabajo en cosas que podían estar relacionadas con las letras, como las editoriales, colegios, etc. Y no encontraba. Y bueno, estuve mucho tiempo tratando de encontrar un trabajo. Finalmente conseguí ser correctora editorial, pero es un trabajo muy, muy precario. Está muy mal pagado. Yo soy freelance, me tengo que pagar mi propia seguridad social. Y además tardaba mucho en pagarme y pasé así bastantes años. Y de hecho ahora mismo que estoy económicamente mejor, pero ser escritora también es difícil laboralmente porque, bueno, siempre estoy un poco con el agua al cuello. O sea, no sigo un poco en precario, no tanto como aquellos primeros años, pero sí, nunca he sabido lo que es tener solvencia económica. Sí, nasce un po' dalla mia esperienza. Yo he estudiato all'università filosofía. Ed è una carriera che ha pochi sbocchi professionali, se non quello di essere docente, di insegnare. Io non volevo insegnare e così quando mi sono laureata ho cominciato a guardarmi attorno per vedere cosa potevo fare. Ho girato le case editrici per vedere se riuscivo a trovare lavoro e sono stata lì diversi anni che non trovavo nulla. Poi finalmente sono riuscita a trovare un lavoro in una casa editrice per correggere le bocce degli altri scrittori. E comunque vivevo sempre nel precariato, un po' perché pagavano male, un po' perché mi dovevo pagare io i contributi perché lavoravo come freelance, e allora sì, ho vissuto in prima persona questa esperienza. E anche adesso che sono scrittrice, che ho già pubblicato, la mia situazione economica è chiaramente migliorata, ma comunque vivo sempre in questa situazione un po' di dire cosa succederà domani, insomma, non avendo uno stipendio fisso. E invece io volevo chiederle qual è il ruolo della pazzia in questo suo libro e quali caratteristiche ha. El papel de la locura en este libro
diría que es cervantina, en el sentido de que no es realista, de la misma manera que tampoco es realista que Don Quijote se decidiera un día, después de leer novelas de caballería, irse a hacer el de caballero andante. Es una utilización de la locura para explorar otras cosas que a mí me interesan de una manera mucho más libre, puesto que el código general de la novela es realista, pero sin embargo que haya un delirio psicótico que es bastante largo, a mí me permitía romper absolutamente con el código realista y tratar otros temas que me interesaban y también jugar, porque digamos que el tema literario, si uno no se empeña a ser, perdón, el tema de la locura, si uno no se empeña a ser realista, desde el punto de vista literario es muy divertido, porque bueno, poner a un loco en danza siempre bueno, te permite ir a muchos sitios. El argomento, il ruolo della pazzia nel mio libro sì, è presente, ma non in un modo realista. Io non parlo di cosa è la pazzia, non conosco bene l'argomento, però uso questa pazzia come a suo tempo ha fatto Cervantes con Don Quixote, no? Che ha fatto diventare questo personaggio che è pazzo. Perché? Perché è molto divertente nella letteratura avere un protagonista o un personaggio che è pazzo, può fare dire qualsiasi cosa, ti dà molta libertà, diventa un gioco letterario. E io ho usato la pazzia in questo senso, non per parlare effettivamente di cosa rappresenta il delirio psicotico di queste persone come malattia, ma come strumento per giocare con la letteratura. E volevo ancora chiederle se può descrivere il momento di massima ispirazione che l'ha colta durante il monologo di Susanna. Il momento di massima ispirazione fu quando mi llegò la idea di che il leitmotiv del delirio tenía que ser una práctica sexual, que es, ella quería que le hicieran un conilingus con la regla en un día de luna llena, que es una idea un poco loca y extravagante, y de repente fue esa idea lo que inoculó el resto de, bueno, de derivas del texto. Beh, forse il massimo in questo monologo di Susanna lo raggiungo quando mi viene l'idea di raccontare questo desiderio che aveva questa protagonista, Susanna, di che qualcuno le facesse un cunilingus in una notte di luna piena, un nano in particolare. Quindi era una roba assurda, se vogliamo, delirante, però ho potuto scatenarmi in questa cosa e da lì è partito tutto questo monologo. Invece per salutarci e per ringraziarla volevamo chiederle qualche consiglio che può dare ai giovani come noi che magari hanno voglia di iniziare un percorso di scrittura. Hay algo fundamental que es no buscar el éxito, sino disfrutar del proceso de escritura y de lectura. La mayor recompensa es el propio proceso de escribir, encontrar ahí, ¿cómo decir?, encontrar el mayor gozo en la escritura y en la lectura. Eso es mi consejo. Y el éxito da igual, o sea, llegará, no llegará, será pequeño, grande, mediano, pero no importa porque son factores externos. Lo importante de la escritura es lo que tiene como factor interno para uno mismo. Non inseguire a tutti i costi il successo, no? Voglio scrivere per avere successo, devi scrivere perché ti piace scrivere per godere del processo della scrittura, è quello che ti deve dare la soddisfazione di scrivere, poi se avrai successo meglio ancora, ma comunque vivere il momento della scrittura, il processo letterario e non pensare al successo, che se arriva ben venga. Va bene, grazie mille. Ringraziamo tantissimo Elvira per il suo tempo e buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.